Nuovi e illustri ospiti arricchiscono il Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia a San Pier di Cedro. Quest'oggi abbiamo una gloria del Messina dei bei tempi, dei tempi di Scoglio, ed è il fortissimo difensore centrale Romolo Rossi. Romolo Rossi, che definirei un romano messinese ormai. Nino, ospite veramente. Gradito, gradito, non pensavo. Grazie a Mimmo Prete che me l'ha promesso e l'ha fatto. Poi, E poi a Tanino Benedato, infatti, poi Silvio abbiamo Di quest'oggi Salvo. anche il ritorno di Gaetano Beninato e Silvio Di Salvo, De Salvo. Però iniziamo con l'ospite, che è Romolo Rossi, che ha portato anche un pallone per Nino Donia, con dedica. Un pallone scoppio, perché gli scoppiava il pallone. Io invece ti spaccavo. Con dedica al museo. Sì, al museo di Nino Donia con affetto e simpatia. Questo è un classico, però poi io ne ho messa una alla romana, E come si deve, insomma, poi come si abbiamo anche fa. una foto storica. Questo è anno. Anno 86, no, questa forse è la Serie B, forse. Boh, non lo so, non Potremmo, sì, mi sembra forse Serie sarebbe, forse sarebbe. B. Io definirei uno dei migliori periodi del Messina quegli anni. Per Messina sicuramente anni bellissimi, questo sicuramente per Messina e anche per noi, anche per tutti quanti noi che siamo qua, gli anni 80 penso siano stati gli anni spettacolari degli italiani, dell'Italia, quindi, e il calcio giustamente era parte di questa bellezza che vivevamo tutti quanti. Avete dato grandissima soddisfazione alla tifosa del Messina, in un celeste non pieno, ma strapieno sempre. Sì, vabbè, non c'erano le televisioni, ancora dovevamo inventare, pare, quel periodo. E quindi giustamente il campio, c'erano 10.000, doveva portare 10.000 persone, invece ne portava 30.000 e Mezzogiorno era celeste. pieno. A mezzogiorno, e mandiamo al campo, mandiamo la gente, gli spaghetti venivano al E campo. Massimino faceva il giro del campo Sì, contando. corsari, la cravatta rossa, i soldi nei calzini, i soldi del primo partito dei Spettatori 12.000, almeno spettatori 25.000, erano 25. pure Pagante 30.000 12.000. penso. Sì, bellissimo, bellissimo. Un ricordo di quel Particolare. periodo, io te ne dico già uno, ero in curva e ti cantavo Romolo, picchialo, insieme E agli come ti ho detto altri, prima, un idolo per i tifosi. adesso manco lo scortico, invece perché gli anni passano e i ricordi sono belli di averli, mantenerli, però il tempo è questo, l'essere umano va con gli anni, va avanti, però diciamo che in quel periodo, dicevo prima, raccontavo prima che noi per 3 anni, io 3 anni sono stato a Messina, non abbiamo mai perso in casa, non potevamo perdere perché sennò la gente ci avrebbe ripudiato. Quindi per 3 anni non abbiamo mai perso e questa è stata una delle grandi soddisfazioni che mi sono rimaste, insomma, almeno in casa ci facevamo valere. Poi fuori casa qualche sconfitta di troppo non ci ha permesso di arrivare in Serie A e sarebbe stata l'apoteosi per tutti. Ancora giocavo, se andavamo in Serie A quell'anno. Una domanda così un pochino. Se Scoglio non fosse andato in Russia, sarebbe cambiato qualcosa quell'anno? Sicuramente sì, noi dobbiamo essere ipocriti, sicuramente sì, perché noi appena Francatiello se n'è andato in Russia abbiamo mollato di testa soprattutto. Io mi sono rivisto dopo 40 anni alcune immagini su internet e non c'ero manco più io e per non esserci io evidentemente avevamo mollato di testa e la testa, come dimostrano anche le ultime partite, sia del Messina di quest'anno, sia della nazionale che ha vinto l'Europeo, è tutto qua. Nello sport, come nella vita, come nel lavoro, come nei rapporti sociali, è tutta la testa, il resto è una conseguenza. E noi di testa non ce l'avamo più. Peccato, perché Lo so, sul filo di lana si può a me dire. mo dici, sarà peccato. A quest'ora mi incontravo Van Basten e mi faceva 3 gol ogni partita, ogni volta che mi incontrava. E invece non ho avuto manco sto piacere. Ma Però no, non penso, con la sì. grinta che avevi, Là c'è non era ci facile per gli vuole la grinta, sega attaccanti. elettrica, segallo. Ci vuole un sacco di roba per Van Basten, però dico, Maradona, mamma mia, ce n'erano dei fenomeni in quel periodo, era calcio, era calcio, E fra era tutti gli calcio. attaccanti che hai marcato, qualcuno che ti ha messo veramente in difficoltà, raramente, penso. Sì, vabbè, ma ce ne sono stati, ce ne sono stati con Sobello. Sono Lo stronzo di Sabello, bello. Del ma Catania. poi gli altri, no, se pensi a Rebonato, a Marcato Sciacca, Nerevitis. No, gente che poi alla fine me la so, Graziani, me la so cavata,
Sorbello metteva difficoltà perché lui era tipo cobra, no? Toccava, faceva il golletto e poi si tirava tutto nella sua area a difendere i risultati e quindi non lo potevo più beccare Menagli. E questo è stato il mio grande cruccio. E invece un altro episodio che voglio racconti tu. Una volta hai segnato sotto la curva sud. Allora, e poi... Una volta lo dice a tua sorella. Una volta. Io segnavo spesso. Segnavo spesso. Allora, quella volta che hai segnato sotto già la curva sud. Male con la gloria del calcio. Quindi già con quello io mi chiamo Romolo, no gloria. Tanto me la so scherzare. Sì, lo so. È un episodio. Ho segnato quella volta col Campania, che poi non esiste più, ma pare il Campania. No. Curva sud, curva nord. Curva sud. Curva sud. Curva sud, curva sud. E c'erano appena fatto gol del pareggio Tortelli, che era un ex compagno nostro di squadra. E scendo giù, prendo una punizione, batte Caccia col suo famoso esterno destro. Grande Caccia, grande, grandissimo calciatore, oltre che grande uomo. E insomma io sono andato qualche 2-3 metri più alto del portiere in uscita, quindi altro che Ronaldo mi faceva un baffo al portiere e quindi ci ha fatto, ho preso un po' di neve, sono andato giù, colpito di testa e poi risultato mi sono spaccato una mano perché si è arrabbiato sulla mi tirava giù Orani, ma lascia questa qua, no, ma c'è mezzo alla gente e mi tirava giù, c'avevo la fede ancora, che portavo la fede, che cretino, portavo la fede e mi sono spaccato tutta una mano, Però hai continuato a giocare tutta la mano fasciata. Ma a quel tempo ma c'erano, ma chi pensa di alzarmi? Poi c'è il colo Romolo Picchialo, quindi c'è il famoso Picchialo. Va bene. Invece un paragone al calcio di oggi non si può fare un paragone con quegli anni. No, per me tutti dicono che il calcio di oggi è molto più veloce, più qua, più là. Esattamente l'opposto. Era molto più veloce anche perché c'erano più spazi, quindi per coprirli tutti. Ora giocano in 10 metri, non la fanno sta fatica, non si muovono. Invece una volta c'erano molti più spazi perché c'era molto tecnica individuale, perché quando parli di calcio, parli di catalano, parli di tecnica sopraffina e quindi dovevi dribblare l'uomo, si saltava l'uomo, ora che salti l'uomo, giocano sempre a un tocco, tutti indietro, cioè con la retromarcia gioca. E palla al portiere. Che corre di più ora? Non li sopporto, non ce la faccio più a vedere sto gioco all'indietro, al contrario. Ma è il campo in discesa. Cioè uno gioca un tempo da una parte e un tempo dall'altra. È una cosa. Non salta più l'uomo nessuno. E poi che ci stanno, ti tieni stretti. Un esempio su tutti che è in chiesa, che quando parte speriamo che si mantenga questo ragazzo. Ma per il resto io giocatori intorno a livello di tecnica, Caccia, Catalano. Non ne vedo più, pochissimi comunque ce ne sono. E un tuo ricordo su Bellopede, che eravate una coppia infallibile pure. Infatti il nostro abbiamo chiamato, non ha risposto, perché quello dorme, quello è vecchio, quello è vecchio, ma che vuoi? C'è una certa età, c'è una certa ormai. E quindi, però diciamo, una coppia, infatti, centrale, che una volta si usava questo accoppiamento, sì. Il 5 e il 6. Libero e stopper. Sì, eravamo paragonati a Baresi, Costa Curta e come si chiama quelli del Parma? Quelli del Parma. Minotti e là. Quindi per noi era un grande onore essere già considerati, insomma, un bel duo. C'era Napoli e Mancuso. Ma quelli erano esterni, eh? E che c'entra? Terzino destro, terzino destro e terzino sinistro. Cioè quando tu fai la squadra, la prima cosa che fai è portiere, coppia centrale, centrocampo e centravanti. Questi sono i giocatori che compri, la prima cosa che l'asse della squadra. L'asse della squadra, noi eravamo un pezzo. E poi c'era quel numero 9, di nome Todoski Lasci. Ah, ma quello era in quel periodo, dai, era scandaloso. Andiamo a fare tutte cose. Cioè, quello che fai capire uno schema, ci dobbiamo perdere 3 mesi, dobbiamo perdere. Andiamo. Però l'importante è che segniamo. Poi è diventato quello che è diventato. Buon per lui. Fai quello che vuoi. Voglio dare contro la Lazio a Roma. Cioè, prese palla lui sulla tre quarti, ha giocato questa palla per un quarto d'ora. Per un quarto d'ora. Sì, segna gol. Poi a un certo punto non sapeva più che cavolo fa questa palla, l'ha mollata dietro a Peppe o qualcuno dei nostri e l'ha mandato in profondità a Gobbo che fece gol. Ma tenne la palla 15 minuti a tenere la palla perché non sapeva dove doveva andare. Pensava che era il suo il pallone, capisci? Quindi solo giocava come gli pare. Quando una volta gli ha detto Totò la porta è lì, arriva il calcio d'angolo, te ne vai. E se non andava il calcio d'angolo. Sta bene. Mentre un tuo giudizio sul Messina attuale che forse manca proprio Romolo Rossi perché va in vantaggio e poi viene rimontata.
Ma prendeva troppi gol, secondo il mio punto di vista, non tanto per anche cioè, ci vuole la bravura del singolo, perché la difesa, quando mi parlano, ci lavoreremo sulla difesa. Se non ce l'hai forte, è ovvio che ce lavori sulla difesa. No, è difficilissimo, cioè, perché se uno non è forte sull'anticipo, non è cattivo sul tackle, non salta da testa, è ovvio che ce lavori, che ci devi lavorare. Però resta il fatto che in questo momento, secondo me, appunto, siccome è una squadra molto giovane, stanno cercando di capire chi sono proprio materialmente, perché anche l'ultima con il Foggia meritavano sicuramente molto di più. Hanno messo il Foggia in grande difficoltà nel secondo tempo. Poi però un errore, appunto, si perdono in qualche cosa di così superficiale, nelle piccole cose, bravo, sì. E subiscono il gol. Il problema è che cioè, neanche sbaglio il tempo di sbagliare quando prendono anche l'altro ce l'hanno qualcuno scarto. Il problema è pure questo: il tempo che non gli danno neanche alla prima disattenzione. Alla prima disattenzione prendono gol. E anche perché c'è poco. Allora, qui mi permetto, dico, non vorrei che solo poi mi riprovera, però dico in avanti si tiene troppo poco la palla, ci serve sempre qualcuno che abbia più personalità per poter far respirare anche questi poveri difensori. Ancora, secondo me, in avanti, soprattutto nelle punte, nei due davanti, c'è questa poca partecipazione a tenere su sta squadra, portare su sta squadra. Quindi, sai, sempre sotto pressione, alla fine ci può stare, noi sempre giocatori di Serie C, siamo a grossissimi livelli. Quindi, però ho grande, grande fiducia in questa squadra, onestamente. Speriamo, perché Messina merita palcoscenici ancora migliore della Serie C, quindi speriamo. Un passo alla volta. Ora, mi suggeriscono a ruota libera. Quello che vuoi dire, dici, Romolo. A ruota libera. Innanzitutto, mi avete fatto venire con due pippe qua. Mi avete portato con due volte. Silvio De Sarno e Gaetano, per favore. Comunque, detto questo, vai, questa volta passi. Dico, anche perché sei con noi con la macchina. Infatti, no, sono fortissima. Voglio dire una cosa, Romolo Rosso io l'ho conosciuto dopo che lui ha finito la sua carriera, dico. Ci siamo conosciuti in qualche torneo di calcio, di calcetto, ci siamo sempre divertiti come era prima e ora, sempre una grande persona, sempre scherzoso e sempre perfetto in tutto. Questa è una cosa che lo dovevo dire perché lo sento. Va bene, ho capito, perché io lo compriamo. Il caffè già l'abbiamo preso. Ora, Gaetano, un pensiero tuo su Romolo. E che devo dire? Romolo è questo, quello che avete visto, avete sentito, avete ascoltato. Non cambierò mai, purtroppo c'è questo difetto. Una persona per bene, umile, brava persona, disponibile come è stato con noi e lo ringraziamo e come tua presenza. Sì. Romolo Rossi oggi mi diverto a venire in questo posto che non immaginavo mai che potessi esistere veramente una passione, perché dico io non ho passione per il calcio, ne ho molta poco, questa è la vera passione, quello che si vede attorno al calcio più che ora, beh, il calciatore lasciamo riperdere perché gli esempi di Donnarumma ci insegnano tante cose, tantissime cose, non entriamo in questi aspetti sociali perché sennò veramente qua stiamo due ore e ti viene in crampa la mano e dico però la passione vera è questa, io di passione per il calcio ne ho avuta poco, l'ho avuta principalmente in quei 3 anni a Messina, ma lo dico per farcela lavata perché effettivamente sono stati 3 momenti, 3 anni troppo particolari, intensi, infatti quando io finita, questo lo posso dire con tutta tranquillità e serenità, quando finì feci altri 2 anni a Catania e smisi di giocare, io a 32 anni ho già smesso perché il ricordo di Messina era troppo forte. Venivi dall'Agra, ragazzi. Da Grigetta l'ho giocato. E quindi diciamo che quello che sono stato a Messina, e tanto è vero che sono rimasto pure a Messina, mi sono pure sposato, 2 figli e quant'altro. Quindi adesso me la godo, me guardo in televisione quel poco che si può vedere in televisione, perché effettivamente alcuni spettacoli sono veramente indegni e indecorosi, perché partite finiscono 4-3, 3-6, 6-2, 5-1, evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Per il resto me la godo, ormai sono pensionato, io tengo una certa, ormai mi avvicino all'età dei vecchi proprio, mi taglio i capelli così corti per non vedere che sono tutti bianchi.
ora là davanti mi devono sapere proprio compito pure la pelle, me devo pure la pelle e niente, cerco di campare nella maniera più serena possibile, questo è sicuro, insieme agli amici quando capita, e poi faccio vita molto riservata. È importante questo. La posso fare una domanda io? Pure due. Sul museo di Minatoria. E questo sento, questa è la passione. Questa è la vera passione, non è quella che vedi sul campo di calcio. La passione è qua, perché uno che la persona che si mette e raccoglie con tanto amore, con tanta precisione tutta sta roba, evidentemente o è pazzo o è innamorato. Pazzo non mi pare, innamorato mi pare. Non sono stato mai pazzo. Io sì. E spero. Di non esserlo. Proprio dietro di me ci sono tutti gli attaccanti che ha marcato Minatoria. Ce ne sono di attaccanti bravi, eh? E qualcuno poteva sicuramente giocare in Serie A che non ha fatto tutte le situazioni. No? Molti dicono che se c'aveva la testa. Quanti di questi gli mancava la testa? Quindi. Anche a me, dico, probabilmente anche a me mancava la testa. Considerare che accanto non poteva giocare in Serie A. Inizia questo, ma mannaia a lui veramente. E comunque, purtroppo è così. Il calcio, lo sport, tante volte, ecco, porta a queste piccole rammariche, no? Che qualcun altro al posto di quelle che vediamo ci poteva stare, che abbiamo conosciuto molto bene, perché purtroppo si è fatto, per parlare prima di Maurizio Schillaci, Maurizio Schillaci, che volevo dire? Questo era uno degli esempi più clamorosi, no? del genio fortissimo buttato alle ortiche. Quindi, ci sono anche altri, perché Maradona che mi dava la morte, per dire, quando uno è genio, però poi dispiace che si disperda. Ma basta 28 anni. Ma là diciamo del problema più fisico che mentale, che mentalmente. Tranne con l'episodio con Sacchi che si odiavano, si detestavano, questa è notizia di tutti, no? Quindi la testa purtroppo è quella che fa funzionare tante cose e molti non ne hanno, la usano poco, diciamo, ecco. Quando mancavo questi tutti attaccanti, quando non ce la facevo, mancavo con la mia forza, con la mia grinta che ero un difensore. Ma difensore in aorte, si può dire che era difensore, ora che secondo te. No, niente. Non si capisce che giocatore sono. E andavi dietro pure se andava bene. Sì. Pure se andava. Perché era sempre attaccato. Andavo in un secchio dell'acqua come se e io mi buruccavo su quello che faceva. Facendo così in partenza. Ce n'era bravo, Castanotto. Ma il cosa è quello che penso io. Arrigò è un altro fenomeno. Arrigò chi? Nino? Nino suo fratello? No, quell'altro. Pietro. Ce n'era quello si alzava di testa. Era pubblico, ce n'erano, ma ce ne sono esempi. Ma fra 20 anni ce ne saranno ancora di più. Parlando di calciatori, c'è qualcuno ai tempi di oggi che ti rassomiglia? No. Non dico come te, ma almeno... Però come grinta non penso ce n'è più come... Ma no, non nasce più Romolo Rossi. Non è che non nasce più Romolo Rossi, non nasce più Cannavaro, Iniesta. Chi era potrebbe assomigliare a lui? Ma chi era? Guarda, è molto più intelligente, molto più tecnico, molto... Ma chi era? Le legge le partite molto prima, legge l'azione molto prima, perché altrimenti non si spiega come questo si andava a finire in Turchia. Figlioli, questo è un fenomeno. Perché appunto, oltre al gesto... incredibile che ha fatto con il suo compagno Christensen. Eriksen. I brividi. Oltre al gesto, vabbè, quindi un uomo deve essere questo di un qualcosa di particolare, ma proprio molto molto intelligente, perché lui fisicamente secondo me è inferiore a qualcuno, però lui arriva prima perché la vede prima l'azione, ed è stato uno dei... Nel mio piccolo questo io facevo, perché poi fisicamente faccio schifo, sono storto. Però contavano i risultati. E usi altri mezzi. Ma se sbagliava c'era Antonio per lo coprire. Sì, Antonio si sa. Antonio se ne stava in mezzo al campo. Napoli non fa gol, Mancuso, ancora lo cerco. Io la difesa sono io, 20 neri, se c'era difesa, 20 neri. Sempre un cuore Enrichetto, minchia mi tornava sempre. Mamma mia, quanto voleva quel profilo, quanto voleva. Questi erano giocatori, ma anche per questo siamo arrivati a più livelli. I portatori d'acqua. Eravamo una squadra completa. Come Colombo nel 1900. È stata inventata una squadra completa, perché poi è difficile fare una squadra completa, è molto difficile.
Un tuo ricordo sul professore Scoglio, ora sono 16 anni il che è scomparso. Scoglio, il professore Scoglio, posso dire una cosa che non sa nessuno. Mi cacciò, mi chiamò dentro lo spogliatoio, quando me ne andai da Messina, no? Perché io ero ritornato perché Massino non aveva richiamato. Mi chiamò dentro lo spogliatoio e là dentro si... la sua esuberanza che conosciamo tutti quanti si espletò in maniera massimale, cioè mi cacciò proprio via come se io non fossi mai stato con lui 3 anni e avessi diviso l'impossibile a Agrigento, 4 anni lo stai insieme a Agrigento, sì. Più i 3 di Messina. Non capì quel gesto, lui cercò di ripararlo molti anni dopo perché doveva andare a allenare la nazionale o la Nuova Guinea o non so quale nazionale strana da andare. Mi chiamò perché mi doveva portare con lui e dopo 10 giorni se n'è andato. A pensarci, no, che mi porta a Roma, ma se non me ne vado io. Adesso sto scherzando, ma c'è una cosa tragica. E poi altre però, due figure. Prego, continui. Purtroppo andò così, insomma, potevamo riunirci e invece è successa questa disgrazia. Così, all'improvviso. Altre due figure storiche, un ricordo di dottore Ricciardi e Ciccio Curò. Allora io c'ho ancora Busilini dentro al ginocchio del dottore Ricciardi che ogni tanto mi pungicano, quindi lui mi metteva in piedi, mi metteva in piedi sempre perché appunto, ripeto, come dicevo prima, faccio un fisico da merda in poche parole, detto fra noi, e quindi mi doveva sempre recuperare perché io giovedì e venerdì stavo sempre male, a mal di schiena, mal di ginocchio, mal di tutto, lui arrivava con i spilloni e via andare, quindi il dottor Ricciardi io ho una grandissima, l'ho sempre avuto fino a poco prima che ci siamo incontrati, mi faccio visita sempre da lui, una grandissima stima, affetto, amore, tutto quello che è possibile dire per una persona. Con Ciccio Curò era amore e odio perché ci veniva a cercare, me e Beppo ogni volta di ritiro, quando eravamo in ritiro ci veniva sempre a cercare perché noi scappavamo sempre e lui ci veniva sempre e cominciava, e ci cercava sempre. E questa è la Ciccio Curò con te. Vedi che bello faccio una volta. Ma era sano, era sano. Oggi non ci sono tutti questi piccoli aerei. Una volta non c'erano aerei, quindi per fare qualche cosa devo scappare in qualche maniera. Ora se vanno, scappano con aereo, se ne vanno a Parigi. Aereo personale. Ciccio Curò non era il massaggiatore, era il presidente, il dirigente, l'accompagnatore, il padre, era tutto. Perché ti rimproverava in qualsiasi cosa che facevi, ti rimproverava. Però se uscivi tutti... bagnato dalla doccia, santa la Madonna, stai allagando tutte cose. È un grande Ciccio, Ricciardi e Scoglio sono veramente 3 persone uniche in questo calcio a Messina, sicuramente. Hanno fatto veramente, hanno dipinto veramente la storia del calcio messinese. Poi tutti gli altri hanno fatto grandi cose sicuramente, ma quello che hanno fatto loro 3 è indimenticabile. Io lo facevo incazzare, mi mettevo sulla parella, mi fa un massaggio Ciccio, a 18 anni, alzati su, esci fuori, hai 18 anni. Anche perché io con un massaggio ti faceva le carezze, ti faceva. Alzati, esci, hai il massaggio di Ciccio erano carezze ai piedi. Che massaggio, alzati, 18 anni, che massaggio ti devo fare, alzati, va, corri. 18 anni, un massaggio. Ma perché per una sostanza potevi toccare qualche cosa, un cerotto, una cosa, che stai toccando? Esci subito fuori. Che stai facendo? Esci fuori, subito. E qua, beh, tutto qua, basta così, dai. No. Mimmo Previti, che ti dici? Ti faccio sto nome, Mimmo Previti. Mimmo Previti, io sì. ho avuto poco, posso dire molte cose, ho avuto poco contatto con lui. Lui si ricorda di cose che ho fatto io, ma io... A prescindere che non mi ricordo proprio niente, ditemi quello che pare, sarò ricoglionito già, ma io non mi ricordo proprio niente. Quindi, però so che lui seguiva molto, so che stava molto vicino. A Parma non te lo ricordo. Ma a Parma che me devo ricordare, poi mi ricordo soltanto che io, torno a ripetere, sono le tante volte che Ricciardi mi ha messo in piedi, io giovedì sera ero paralizzato sopra il lettino e lui mi ha fatto giocare domenica, ero paralizzato perché ho avuto il colpo della strega. E poi ha giocato, abbiamo perso tra altre cose, questo me lo ricordo, 1-0,
però marcavo Mielli, e non gli feci tocca a palla, quindi evidentemente chissà che ci ha messo dentro Ricciardi per farmi giocare bene. Parma di Scala. Parma di Scala. Sì, Livio Scala. O De Sa, forse De Sa, sai? No, ah, volevo dire. Parma De Sa, perché c'era Fontolane. Fontolane. Era De Sa, che qua in casa pareggiamo. C'era Mussi e l'altro che poi si portò al Milan. Mussi e Bianco. Benarivo. Mussi ricordano più loro che me. Ho detto tutto, non sarei voglio niente. Gambaro forse dopo. Io meglio non ricordo, ma adesso non ricordo più niente. Silvio, vuoi aggiungere qualcosina? È stata una serata veramente piacevole questa sera. Ma Romolo era già scontato. Se vuoi faccio pure di peggio, faccio. Gaetano, che dire? Niente. Vuoi aggiungere qualcosina? Niente. Che dobbiamo dire? Niente, niente. Basta che Nino Doni è contento. No, mi chiede, contento pure voi. Ogni tanto facciamo una scappatina e portiamo. Quando saliamo qui siamo sempre. Venite apposta la Messina, va bene mia. Una stima di Cipro. Un certo rispetto. Ci mancherebbe. Un certo rispetto. Noi quando è possibile portare un pezzo di. No, c'è un ruolo più particolare. Un anno fa, il 25 luglio, vieni a farmi visita da Cagliari, che sì, che ancora non lo conoscevo. Danilo Benedato, quando uscì, vedesse io, dice, cerco di farlo più bello. Infatti lo spazio è finito. Ah, c'è ancora spazio. C'è spazio. Lo spazio. Benedato, mi disse, cerco di farlo, io ho cercato di accontentarlo. E ancora, non finisce qui. Gli amici ci sono. Giusto Mimmo? Gli amici Mimmo dice, non finisce qui. Però devo dire una serata veramente piacevole, già sapevo di Romolo Rossi, quindi per me è stato un onore, un orgoglio vederti di presente, intervistare uno che è stato il mio un idolo, veramente, perché... Emozionato. Ma è vero, poteva avere 12-13 anni all'epoca quando papà mi portava a Celeste, e vedere quella squadra era veramente qualcosa di fantastico. Giuseppe, se tu dici che ho voglio per te, che sei subito sicuro, figurati per me. Infatti, che Romolo Rossi è storico. Soltanto una cosa, che io quando andavo allo stadio a vedere loro, Beppe Catalano, ma andavo anche prima io, quando c'era Ballarò, Iannucci, Mondello, ma ero piccolissimo, ma sono andato, io ho iniziato ad andare a Celeste quando giocava il provinciale, prima il Camaro, il provinciale, sulla tribuna, io sempre andavo, sempre. Però loro sono stati quelli che mi hanno emozionato di più. Sì. Cioè Catalano, i gol al 90esimo, la Roma. Quello stato sempre pieno, Loro mi facevano piangere. Cioè io mi ricordo, io in Curva Sud, io piangevo. Cioè ogni gol, ogni partita vinta. Ti davano una carica, un'emozione, lo stadio, i cori. Loro non lo sentivano perché erano dentro al campo. Poi vabbè, dopo l'ho provato pure io quando, cioè proprio la prima partita mi è capitata a me Messina mia. Cioè io quando sono arrivato allo stadio, ho visto lo stadio pieno in quel modo che tremava. Cioè prima ero lì sugli spalti a guardare le partite, poi ero dentro lo stadio e non è la stessa cosa. Però posso dire che loro mi emozionavano tanto. Cioè io piangevo, facevo, ma che fai piangere? Abbiamo segnato, sì. Loro ti emozionavano perché davano carica, cioè vincevano, giocavano, lottavano, cioè era una cosa emozionante. Io mi ricordo che io piangevo. Io già quando facevano i cori, davano la formazione, ancora prima di... Loro davano il gioco, cioè era una cosa... E poi anche durante la settimana... Cioè, sette giorni su sette si parla. Il martedì mettevano in vendita i biglietti, già spariva. Sì, cioè, era a lotta, oh, conservami 5 biglietti, mettimi 10 biglietti da parte, 4 di qua, 4 di là. Cioè facevi a gara per andare a vederli. Cioè ora... 1000 spettatori... Nemmeno. 500... Cioè loro... cambiare tante cose, quindi dobbiamo dare attenuanti a questo periodo. Cioè, loro li mettevano i piedi. E dico di più, andavi a vedere la partita, poi la sera ti dovevi vedere la trasmissione di ricordare. E io questo quello era il finale, della domenica, sì. Perché era così. Ricordare il mondo. Cioè, tu andavi a vedere la partita, poi la sera non uscivi perché ti dovevi vedere almeno ricordare le interviste. Perché allora le stronzate che dicevamo,
loro mettevano passione, cioè amore per il calcio, non perdevano mai, ma anche fuori casa perdevano, non facevano niente, quando perdevano fuori casa, perché era successivamente in casa, tu andavi al campo perché o vincevi o pareggiavi, non c'era ancora, e ti mettevano proprio carico, cioè, tu il lunedì andavi a scuola contento, perché loro ti davano gioia. Io gliel'ho detto pure a Pepe Catalano, c'era quello che mi faceva piangere. Quando gli ho fatto il gol col Monopoli, cioè, ma io mi giravo e piangevano tutti, perché aveva fatto una cosa pazzesca. Poi se guardi l'immagine e il commento di Mino Recordari, era fantastico Mino, fantastico, sapeva accompagnare anche i nostri tra virgolette gesta, insomma, sapeva accompagnarli bene. Ecco loro, tre anni però meravigliosi. Puoi ricordare soltanto cosa è bello, stadio pieno, gente che piangeva, poi c'era carta igienica, coreografie. Quando questi entravano in campo fumo dappertutto. C'era partecipazione, eravamo bandieroni. Quando la squadra diventa un corpo unico con la gente che gli vuole bene, è difficile non ottenere risultati, anche perché in campo non scendi più per te stesso, scendi proprio per la gente, no? Per la gente. Ed è una cosa difficile da realizzare, soprattutto ai tempi oggi. Non era una cosa facile, loro trascinavano una città intera. E provincia pure. E provincia. C'era una cosa pazzesca. Tutta la provincia, non sono vestite, ma non lo sanno perché tutti i giovedì facevano amichevoli. Sì, infatti questa era importante. Ma come facevano l'amichevole con la Juve Squadra, sempre, con loro. Si portava sempre. Scoglio la riportava in giro. Ha fatto anche la migliore quartierese del presente Sciotto, che allora era allenatore. Quindi, bei tempi. Va bene, ragazzi. Sono contento che abbiamo chiuso anche con il ricordo dell'avvocato Ricordari, che veramente sì, è stata un'altra grande persona, effettivamente. È stato molto importante in quegli anni. E non so se sarebbe stato ancora vivo se ci fosse stata diatriba FC, ACR. Non lo so, lui può essere, sarebbe stato un collante veramente importante, però vabbè. Ricordati, è stato quello che ha organizzato la trasferta di Benevento, San Benedetto, Modena, Tifosi, Club, Pullman. Allora c'era un trascinatore, era partiva tutto da lui, sì. Partiva tutto da lui, ma le sue trasmissioni erano seguitissimo, mi ha detto io pure la domenica, appuntamento fisso, non si scappa. Infatti, una volta ho visto suo figlio Maurizio, ho detto sono cresciuto a Pane, Ricordare e Messina. Maurizio quindi pure sta facendo una bella carriera, sì. Perché è bravo, molto bravo. Tolto su Rai 1 è sempre, quindi. Romo, è stato un piacere. Quando vuoi ritornare qua, perché di parlare ci sarebbe ore e ore. Sono 33 minuti che sono volati con te, devo dire. 33 minuti sono volati. Prossimamente Gaetano, qualche altro calciatore qua mi suggerivano Catalano. Peppe una bella testa, cioè. Ma anche i surci saranno. È difficile per Peppe non si già me l'ha fatta un paio pure a me. Peppe non si è presentato neanche a matrimonio, penso un po'. Suggerimento mi è arrivato. Appena passa qua che devi andare a Potenza a trovare il suo, il bucamero della macchina lo portavo. Sì, ma neanche te lo dici quando passa. Quando arrivi a Potenza, no, qualche volta me lo dice a me, appena me lo dici. No, dici quando ritorno passo, sì, aspetta. Nino, ennesima soddisfazione. Complimenti per la tua iniziativa. Grazie Gaetano Bainenato. Grazie Silvio De Salvo e grazie Romolo, picchialo, grazie a tutti, ciao, alla prossima. Ciao.